Cari amici che ci seguite, ben trovati da Sandro Alessi, siamo al Teatro Golden, siamo tornati al Teatro Golden dove vi proponiamo e vi consigliamo sempre i migliori spettacoli qui a Roma nella capitale. Ebbene, in scena sarà fino al 15 dicembre Don Quixote con, alla mia sinistra saluto subito, Alessandro Benvenuti. Ciao. E Stefano Frisi. Ciao a tutti. Allora, Alessandro, chiaramente il Don Quixote sei tu, si riprende un po' il famoso libro, il famoso scritto del Don Quixote della Mancia, e praticamente Don Quixote che andava contro i mulini, e adesso in questo testo, riadattato chiaramente, vogliamo dire, da Nunzio Caponio, c'è sempre un qualcosa contro cui combattere. Va contro i mulini, solo che cambiano i mulini. All'epoca erano una cosa e oggi sono un'altra cosa. Lui è un romantico, è uno che vorrebbe vedere il mondo pieno di poesia, pieno d'amore, pieno di queste cose belle, e quindi lotta contro tutto ciò che nega questo tipo di bellezza. Stefano, quanto è importante questo Scudiero per Don Quixote? È fondamentale perché è organo di controllo di queste sue idee lanciate nella rete, lui rispara proprio da blogger dei video nella rete, e servo anche, ho una funzione proprio tecnica nello spettacolo, cioè da filtro, perché comunque quest'uomo si esprime attraverso concetti piuttosto complessi, intrisi di fisica quantistica, e quindi serve qualcuno che non capisca, in modo tale che lui spieghi e attraverso di me la spiegazione si sparga sulla platea. In questo spettacolo comunque c'è anche la parte dell'amore, insomma, in questo testo, in questa storia. Lui, diciamo così, la Dulcinea esiste. Sì, ma non è tanto Dulcinea, si parla di un amore che è una cosa, diciamo, che si contrappone alla rabbia e all'odio che c'è in questo momento in Italia, ma nel mondo. Sono tempi difficili dove la gente non è tanto disponibile ad ascoltare le ragioni degli altri, ma pensa che le proprie ragioni siano le più importanti ed è disposta anche a ammazzare perché questa cosa venga sancita. Diciamo che questo spettacolo è uno spettacolo che invece parla proprio al cuore delle persone, cioè dice che non serve a nulla lottare in questo modo. Io dico sempre: chi è che ti fa migliorare? L'avversario, perché se tu ti devi confrontare con un avversario devi essere meglio di lui, per essere meglio di lui devi essere più allenato, più intelligente, più tutto. Quindi diciamo così, l'avversario ha una funzione fondamentale nella vita di una persona. Soltanto ascoltando l'altro uno riesce a capire se le cose che ha in testa lui possano essere migliorabili o no. Quindi ecco, la funzione di questo spettacolo, in questo senso Dulcinea, sì, c'è una Dulcinea molto strana, però c'è. Però è più che Dulcinea è più importante il discorso che ti ho fatto, cioè quello di dire: ma fatela finita ad essere stupidi e cerchiamo di essere un po' più intelligenti, perché credo che l'intelligenza serva a tutti. Ricordiamo la particolare regia di Davide Iodice. Stefano, un testo antico ma attualissimo, quindi. Quando i testi si muovono sui massimi sistemi rimangono sempre attuali. Pensa a Shakespeare, quanto ancora sia attuale. E un testo in cui si parla di coraggio contro cui combattere dei nemici, di infinita forza, anche quando si è a terra, quasi morti, ci si rialza e si va verso l'altra battaglia, è qualcosa di assolutamente ancestrale, quindi sarà sempre moderno. Poi si spera che l'approccio sia sempre ovviamente seduto sui propri tempi. Noi, Davide Iodice, che ha fatto l'adattamento del testo di Nunzio Caponio, ha fatto questo tipo di lavoro in questi anni. Bene, non ci resta altro allora che invitare i nostri amici che ci vedono, che ci leggono, che ci seguono qui al Teatro Golden fino al 15 dicembre. Alessandro, quindi si avvicinano le feste natalizie, vogliamo mandare anche un augurio di buon Natale a chi ci segue? Ma io mi auguro che sia un Natale bello per tutti, perché insomma la tristezza non fa bene a nessuno, per cui davvero state in salute, state bene, pensate bene, amatevi, vogliatevi bene, spendete bene, giusto. Davvero, insomma, a noi ci piace l'umanità, questo spettacolo lo dimostra. Stefanone e io ci vogliamo molto bene, perciò guardate di imitarci, avete capito, sì o no? Io per Natale vi regalo una risata di Alessandro Benvenuti. Così, sono un ragazzo. Fantastici, vi aspettiamo qui al Teatro Golden. Don Quixote per voi e ancora un caro saluto da Sandra Alessi.